3, 4. I nostri amici telespettatori ormai saranno abituati agli incontri con il nostro amico scrittore Pierluigi Serra, indagatore dell'ignoto, un detective delle cose nascoste. Buongiorno. Buongiorno a voi e bentrovati. Grazie per la pazienza che ci riservi in questi incontri. Abbiamo già parlato nelle puntate scorse di Stefano Cardo, che è stato un personaggio particolare della Cagliari passata, un personaggio che ha lasciato tanto, non solo per quanto riguarda le storie raccontate, scritte nei libri, anche nell'ultimo di Pierluigi, ma anche alla città di Cagliari, con una collezione, la collezione siamese, che è possibile visitare, andare a vedere nei musei qui della città della Cagliari. Ci sono delle particolarità che adesso Pierluigi ci andrà a raccontare, ma chi è stato Stefano Cardo e perché ce lo dobbiamo ricordare? Stefano Cardo è un personaggio meraviglioso della nostra città, è un ragazzo che dobbiamo immaginare a 16 anni nel porto cittadino che guarda il mare e si inebria del maestrale cagliaritano. Forse è quello il momento nel quale Stefano Cardo decide di lasciare la sua città, dove ha studiato nel Regio Istituto Nautico, nelle scalette di Sant'Antonio. Lui decide di lasciare la città per seguire quella che è la sua indole, l'indole del viaggio. Dentro di sé ha quello spirito del viaggiatore che lo porterà lontano dalla sua città per circa 20 anni. Qui inizia la vera storia di Stefano Cardo, perché Stefano, che è figlio di un bravissimo disegnatore ed ebanista che ha bottega nel quartiere della Marina, Stefano prende dal padre la dote del disegno, ed è una dote che metterà a frutto poi nel corso degli anni. Il suo viaggiare dura moltissimo, lo troviamo in giro per oceani, ad affrontare tempeste, e immaginiamo sempre un Stefano Cardo un po' alla Jules Verne, come lo scrittore dipinge certi suoi personaggi. E Stefano Cardo effettivamente rappresenta quello che è lo spirito dell'avventura. Quando lui arriva finalmente nel Siam, in Thailandia, lo fa a seguito di un naufragio. Lì Stefano Cardo troverà subito occupazione, perché mette, come dicevamo prima, a frutto quella che è la sua dote di disegnatore. Ha una mano baciata dal Signore e trova immediatamente occupazione in una delle società inglesi che stanno operando nella Thailandia. Il regno del Siam è un regno che è governato dal re Rama V, che è un personaggio eclettico nel panorama dell'Oriente. È un cosiddetto sovrano illuminato, perché ha studiato in Francia, ha studiato in Inghilterra, quindi ha captato e ha preso dal contesto europeo quello che è tutto il fascino dello studio, ma si è anche innamorato dell'architettura del vecchio continente. Il sovrano vuole trasformare quella che è una città, chiamiamola arretrata dal punto di vista architettonico, la vuole trasformare in una città moderna per quei tempi, e per questo chiama tutta una serie di aziende che si occupano di progettazione. Sono aziende francesi e aziende inglesi. Stefano Cardo trova subito occupazione in questa società inglese, e lì inizia la sua scalata alla società. Perché Stefano Cardo, dopo poco tempo, decide di mettersi in proprio e fonda la Stefano Cardo EC, che è una società che verrà immediatamente impiegata nella costruzione di importanti edifici pubblici. Il sovrano lo accoglie, forse anche perché è un suo coetaneo, lo accoglie nella corte e diventa suo intimo e un amico del sovrano, il nostro Stefano Cardo, tant'è che lo troviamo dentro i ricevimenti più importanti. Il cagliaritano Stefano Cardo è il punto di riferimento di tutti i viaggiatori europei che arrivano nell'Oriente. Lui verrà accolto a bordo delle navi più importanti che fanno scalo nel porto di Bangkok, e in pratica mette a frutto tutto il suo savoir-faire. Tenete conto del fatto che Stefano Cardo sa parlare benissimo 5 lingue, l'inglese, il francese, il tedesco. È un personaggio quindi che ha rapporti con la diplomazia del tempo.
Bene, Stefano Cardu diventa uomo ricco, non solo di potere, ma anche è un personaggio che accumula una grande ricchezza e investe questa sua ricchezza nel collezionare oggetti d'arte. Forse la passione per l'arte è quella che gli deriva proprio dal padre, dalla famiglia, che è una famiglia comunque di medie origini, ma che ha un gusto spiccato per l'estetica. E Stefano Cardu va in giro in Oriente, lo troviamo in Giappone, in Cina, a raccogliere oggetti d'arte, gli stessi che oggi vediamo esposti in Cittadella dei Musei. Ci sono delle particolarità. Stefano Cardu entra in contatto, lo dicevamo prima, con un mondo molto particolare, nel quale il misticismo, l'esoterismo, il fascino per, chiamiamolo quell'occulto, quella sfera dell'occulto molto positiva, è un fascino che comunque sta contagiando chi dall'Europa arriva a Bangkok. Stefano Cardu si mette a cercare determinati oggetti, e lo fa con gusto, tant'è che troviamo delle preziose katane che sono intarsiate in avorio, troviamo degli oggetti bellissimi, delle scimmiette piccolissime che sono anch'esse intarsiate nell'avorio, ma troviamo tutta una serie di oggetti da parata, ci sono delle sciabole, ci sono dei coltelli e tra questi coltelli ci sono proprio tre lame che sono molto particolari. Perché sono dei coltelli d'esorcismo. Stefano Cardu, che già navigava nel mare dell'occulto, non fa altro che prenderli e portarli dentro la sua collezione. Il perché non lo sappiamo, ma vi è un altro dato curioso. Tra i tanti oggetti c'è una spada, una piccola sciabola, che ha segnati nella sua bellissima foggia dei simboli alchemici, dei simboli alchemici che vanno tutti interpretati. Stefano Cardu naturalmente sapeva che cosa stava acquistando, perché l'uomo era già aduso al fascino dell'esoterismo, e quando porta con sé questi oggetti nel suo viaggio, che lo vedrà di rientro verso la nostra città, lui si ferma prima a Londra, lì al British Museum, dove tra l'altro è intimo amico del direttore dell'importante centro di raccolta europeo. Lì lui sta per diversi mesi e c'è una curiosità. Proprio il direttore del British Museum chiederà ripetutamente a Stefano Cardu di cedere tutta la sua raccolta, perché sa che quella è una raccolta importantissima. In Europa si sta diffondendo il gusto per il collezionismo orientale, ci sono numerosi viaggiatori che già iniziano a viaggiare verso l'Oriente. Uno di questi è un fotografo interessantissimo, Stefano E. Felice Beato, nome curiosissimo, che andrà a documentare con le sue fotografie, con i suoi scatti, tutto questo mondo che per noi era un mondo assolutamente sconosciuto. Stefano Cardu rifiuterà la proposta del direttore del British Museum e porterà questi oggetti nella sua città. Che poi non troveranno subito una collocazione, perché prima di arrivare alla Cittadella dei Musei sono stati, diciamo, chiusi dentro gli scantinati del Palazzo Municipale. Sì, Stefano Cardu a un certo punto scriverà una lettera al sindaco Ottone Baccaredda, è il giugno del 1914, pregandolo di accettare questi oggetti che lui chiama di non eccelso valore. In realtà sappiamo che hanno un valore importantissimo. E prega il sindaco di inserire questi oggetti in una raccolta a suo nome. Perché Stefano lo fa? Innanzitutto vuole lasciare un segno del suo passaggio nella città che gli ha dato i natali. E poi, altro dato importante, quando la mostra finalmente sarà aperta nel 1919,
istituirà un biglietto d'ingresso perché con il ricavato lui vuole finanziare il percorso di studi degli orfani dei cagliaritani vittime della Prima Guerra Mondiale. Quindi un doppio ruolo di benefattore, non solo dal punto di vista artistico, ma vediamo un Cardu che comunque è molto attento ai suoi concittadini. La sorte di questa raccolta, come dicevi giustamente tu, è una sorte un po' particolare, perché dopo essere ospitata per un periodo nel Palazzo Baccaredda in Via Roma, nel nuovo Palazzo del Municipio, verrà poi trasferita ai Giardini Pubblici e dopodiché finalmente troverà quella che è la giusta collocazione nella Cittadella dei Musei. E dobbiamo tener conto che proprio recentemente si è svolto un convegno internazionale che finalmente ha dato luce e lustro al personaggio Stefano Cardu, portando qui a Cagliari una serie di esperti internazionali che hanno parlato sia di arte che della figura e del ruolo di Stefano Cardu nel contesto europeo e internazionale. Ecco, Stefano Cardu è solo uno dei personaggi raccontati nel tuo ultimo libro, Sardegna misteriosa ed esoterica. Sardegna, lo dicevo quasi all'inglese, ma ormai siamo internazionali, partiamo dal Siam per arrivare a Cagliari, e invitiamo tutti i nostri amici telespettatori, se ancora non l'avessero fatto, a curiosare un po' quello che viene raccontato dal nostro amico Pierluigi. È solo uno dei personaggi che avevamo prima, sicuramente ne scopriremo altri nei nostri prossimi incontri. Intanto ti ringraziamo ancora per il tuo contributo. Ciao Pierluigi. Grazie a voi e buon viaggio naturalmente. Certo, un viaggio non misterioso, non esoterico, ma attraverso il tubo catodico della televisione. Arrivederci. È tutto, grazie per l'attenzione e ringraziamo come sempre Alberto Cicotto per la traduzione. A presto.